Una puntata di Polifemo dedicata all'ambiente che vede accanto due realtà altamente inquinate, Terni e Taranto. Perché Terni? Perché il qui presente Pierluigi Rainone, segretario del Circolo Verdi Ambiente e Società, ha apprezzato, grazie alla sua bontà, le mie battaglie ambientali, ha detto: voglio venire a Taranto, voglio esporre anche la situazione di Terni e, perché no, creare una sorta, uno scambio, un gemellaggio tra Taranto e Terni. Pierluigi Rainone è qui. Questo, ecco, contattato Luigi per proporre questa idea di creare un gemellaggio, una sorta di gemellaggio tra le due città, Terni e Taranto, che poi spero si possa estendere anche ad altre realtà italiane che hanno le stesse problematiche, per due città unite dal dramma ambientale e sanitario. A Terni abbiamo appunto un'acciaieria che ormai esiste da più di 130 anni e abbiamo anche un ormai più che ventennale gravissima situazione relativa all'incenerimento, con due, addirittura in certe fasi tre, cammini di inceneritore. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, altro ospite. Nei giorni scorsi denunce molto pesanti da parte dell'USB, del suo sindacato, da parte vostra. All'Ilva non cambia nulla, la situazione è sempre quella, i rischi ambientali e di sicurezza sono più che mai esistenti e consistenti. Sì, troppo spesso in tantissime parti dello stabilimento i lavoratori vengono messi di fronte alla fatidica scelta: o lavori in queste condizioni oppure rischi che chiudiamo l'impianto e ce ne andiamo a casa. Un ricatto che non è accettabile e che noi respingiamo con forza. Carlo Matichecchia, segretario provinciale di Taranto dei Giovani Democratici PD, lui è vicino alle posizioni di Renzi. Domanda secca con risposta altrettanto secca, in questo preambolo: tanto impegno sciorinato a parole da Renzi e dal governo, tante presenze dei vari rappresentanti del governo a Taranto, però poi alla fine Taranto perde anche i 50 milioni. Allora, la città sta cambiando, il governo ci sta mettendo la faccia, ha intenzione di portare fino in fondo questo radicale cambiamento. Se ci riusciamo avremo una città nuova. Speriamo, io non ci credo. Fabio Millarte, WWF Taranto, il grido disperato della coscienza ambientalista. Sì, qui abbiamo un problema, qui dobbiamo porre delle soluzioni. Non ci si può più mettere di fronte alla scelta lavoro o ambiente. Bisogna prendere radicalmente la situazione alle mani, farle diventare un connubio, diciamo, positivo per la città.